Mi spiace. Mi fidavo di Simmons. Avrei dovuto capire che mentiva. È tutta colpa mia. Ehi. Obbedivi agli ordini, giusto? Credevi di fare la cosa giusta. Trovare il vaccino. Salvare il mondo e tutto quanto. Che è successo? Questa è Chris che ha sbloccato le porte. Come hanno le nostre armi? Non mi dico così. Le nostre armi. Come entriamo? Andiamo là sopra. Vieni, ti faccio passare. Aprimi la porta, ciccia. Vieni qua. Roger! Vai, aprimi la porta, gingilla malcontenta. Auguri. Vai. Grazie. Come sorci. Muoviti, Sherry. Cacchio. Sei sicura? Ehi, sfonda la porta. Risparmiami i condotti dell'aria. Grande. Non male per una ragazza. Ok. Ho di nuovo il mio inventario, ok. Ok. Dai. Prima che so. Oh mio Dio, questa è la stessa che ho fatto al finale di Chris. Elettricità temporaneamente trasferita in camera di incubazione. Per attivare l'ascensore, collegare la batteria ausiliaria. Devo dire a Joa Manovella, insomma. Batteria ausiliaria. E dove diavolo è? Dovremmo cercarla. Vai, Sherry. Batteria ausiliaria 1 attivata. Carica al 25%. Dobbiamo trovarne altre. Dannazione. È poco pratico, ma non abbiamo scelta. Cosa? Non c'è altro modo di andare su. Roger! Dai, Sherry. Batteria ausiliaria 2 attivata. Carica al 50%. Ok. Batteria ausiliaria 3 attivata. Carica al 75%.
Ancora una. No. Rilevato un sovraccarico. Utilizzare l'ascensore per l'evacuazione. Ma come facciamo? Prima non c'è corrente, ora ce n'è troppa. Almeno l'ascensore funziona. Troviamo il modo di fermarlo. Ma come facciamo? Utile, quella gru. Ho esaurito la pazienza, amico. Arrivo il prima possibile. Jerry, stai bene? Sì, sto bene. Presto! Santa! Ok. Buono. Ok, un par di ciuffoli. Chris? Chris! Sono lieto tu stia bene. Aspetta, sei stato tu a liberarci. Pare abbiate salvato il mondo un'altra volta. Proprio come tuo padre. Ah. Come sapevi dove... Aspetta un attimo. Lo conoscevi? Diciamo. Sì, lo conoscevo. E sono io che l'ho ucciso. Ah!
Diglielo, Chris. Sei stato tu? Diglielo, Chris. Esatto. Chris? Metti un guinzaglio a quel cucciolo. È una cosa fra me e lui. Chris? Avanti. Spara. Ne hai tutti i diritti. Promettimi solo che sopravviverai. Ne va del mondo intero. Che diavolo sei tu per dirmi che cosa fai? Smetti! Giù le armi! Ora! Dimmi, erano ordini oppure qualcosa di personale? Entrambe. Entrambe. Ti do tre Jake, secondi, ti prego, poi fermi. Ti pianto una pallottola in testa! Abbassa l'arma adesso! Abbassa l'arma! Non fallalo! C'è in gioco molto di più di questioni tra te e me. È vero. Dobbiamo andare! Jake! Lo so! Oh no. Ragazzi, credo che questo sia un ascensore. E ce n'è un altro lì! Andiamocene! Ma ci aspetta un pezzo brutto, raga, io lo dico. Il bozzolo si schiude. Siamo lì. Solo un po'. Dobbiamo uscire e avvertire il cugino. Ci siamo separati. Io sto con Chris e lei sta con Pierce. Per chiarire, abbiamo ancora delle cose da discutere. Esatto. Devi ancora delle spiegazioni. Se ne usciamo vivi, ti dirò quello che vuoi. Spero che tu sia preparato. Grazie. Risparmiami la solfa. Io non sono come mio padre. Ringraziamo Dio. Ma se saremo in pericolo, penserò prima a me stesso, ok? Forte e chiaro. Tuo amico è imprevedibile. Sarà difficile contare su di lui. Anche la parte di capitano sarà. Non è perfetto, ma mi... Ora dobbiamo solo pensare a uscire da qui. Hai ragione. Sherry, andiamo via. Chris! Andate! Ci pensiamo noi ora. Andiamo. Ok. Un attimo. Ehi, hai un lavoro da finire. Non possono farcela contro quella cosa. Non torneremo indietro ora. Ma si faranno ammazzare. L'avranno voluto loro. È un sacrificio che sono disposti a fare. Non possiamo fermarli. Jake! Sai una cosa? Non sono mio padre. E mi guarderò bene dal diventarlo. Ora ce ne andiamo. E tu salvi il mondo. Hai ragione. Andiamo. Ok, andiamo. Ne ho abbastanza. Dov'è l'uscita? Non mi piace.
No. Ehi, guarda che si rivela, eh? Sale lui, cascamo nella lava. O quel che l'è. Ma tu stai fuori di melone, ragazzi. Basta con le stronzate da gatto col topo. Fatti sotto, figlio di puttana! Jake, non possiamo combattere qui! È troppo pericoloso! E va bene. Ehi, stronzo! Sei qua! Aia! Vieni, Sherry, ti dà una mossa, grazie. La lentezzitudine di Sherry. Sempre più difficile. Ah. Aia, me volevo scansare. Bel colpo, Sherry! Vabbè, dov'è il coso? Via! Io che gli racconto a questo che non ci ho lanciato granate? Molto meglio! Molto meglio e molto relativo. Sì, fai qualche altro buco, idiota! Non gli interessa! Farà di tutto per uccidere! Ma va? Ma dai, Sherry, non c'era arrivata, sai? Ok. Sherry. Cavolo. Così va bene. Teniamola uno contro uno. No, corpo a corpo no, raga.
Non sei fare, sveglia! Che me copri? Grazie! Così, Jay! Ce l'hai! Ce l'ho, mammi da ce l'ho! È un veloce! Prendilo! Fanculo! Prendi! Ti piace? Tanti saluti. Shogun. Andiamocene da qui. Sì, sono d'accordo con te, Jake. Finalmente morto. Facile. Andiamo. Vieni, Sherry, dai. Ok. Sembra un magazzino. Deve esserci un modo per portare fuori la merce. Giusto. Abbiamo perso la pistola in tutto ciò, eh? A meno che non riappare, abbiamo perso la pistola. Madonna! Fammi regge! Ehi! È veloce! Ah, e non si può guidare! Ma no! Ma ti prego proprio! Oh, merda! Come diavolo si fa a seminarlo? Forza! Dobbiamo andare più avanti! Gatch! Stai indietro! Jay! Vai avanti! Ehi, guarda il carico. Pensi anche tu quello che penso io? Lo penso ora. Forza! Prendi, stronzo! Aspetta. È talmente veloce, regà, che non si capisce niente. Capito, ma c'è 7 vite peggio dei gatti, però. Ah, cazzo!
Un'arma! Questa faccenda finisce ora. Abbiamo aperto il petto. Ok. Mi hai salvato. Lo sai, vero? Grazie. Prego. Ragazzi, vi dico la sincera verità, il finale di Jake e Sherry è uno dei migliori, ragazzi, perché vi dirò la verità, a me questo tocco di romanticismo alla fine piace sempre. Diciamo che in quello di Chris abbiamo avuto la tragedia, in quello di Leon, vabbè, ormai è consuetudine che lui ogni volta che c'è un episodio incontra Ada e succede sempre lo scatafascio più totale. E invece nel caso di Sherry e Jake c'è del tenero. Mi è piaciuto, ragazzi, devo dire, mi è piaciuto molto. Unite insieme ai risultati di 6 mesi di test trovati negli archivi della Neo Umbrella. Con i dati nelle mani giuste, sembra che le cose si stiano sistemando. Dopo il salvataggio di Jake, la BSAA ha classificato la sua relazione con Albert Wesker come top secret, scorgendo una potenziale minaccia alla sicurezza globale. Ma dai, Jake, potevi andare con lei, vaffanculo. No, vabbè. Tell me that you love me, even if it's